Adesso Antonio ha inserito i codici. Guardate se siamo Mi dice dentro. ancora il video in diretta, dovrebbe iniziare a breve. Lopez, controlla anche te. Sì, sto Sta guardando. caricando adesso. È in diretta, Ora ora. disponibile. Ora in Vai, diretta. schermo. Schermo, Lopez. Ci siamo. Ci siamo? Ah, ok, siamo pronti ragazzi. Hanno fatto partire il collegamento. Io sono nel backstage. Oggi si inizia in maniera un po' particolare. Aspetta che c'è la direttrice artistica Elena Ronchetti. Siamo in diretta perché oggi abbiamo deciso di Sì. partire con 10 minuti di anticipo con il backstage. Quindi racconteremo quello che accade. Vuoi salutare gli amici di Acquafan di Parti Virtuali che sono collegati, aspettando, lo sai, alle 14:40 Sì, lo il nostro so. DJ set Io lo con so. Botteghi, con Andrea Casta. Sì, sì, Salutali sì. allora, Allora, ciao! sarà un pomeriggio pazzesco, un Ferragosto che ricorderemo nella storia di Acquafani. Questo è vero, Sono questo è brava? sicuro. Posso Bravissimo! fare la speaker radiofonica e Guarda che anche si è la liberato tua una con... slot perché sto per licenziare Sonny. Sonny! Ma Sonny, ciao! Con ciao te Elena, siamo ciao! qui. È stato molto bello, Sonny, sei stato bravo, però peccato, ha bisogno di una co-conduttrice Oh, femminile guarda, e... mettilo nell'orecchio. Più E che io ci sono. altro, Non dire delle ecco, parolacce perché siamo mi in diretta. senti, no, non ho detto Sì. niente, ho detto più che altro, Frankie si è arrabbiato perché prima mi ha detto, Sonny, preparati che c'è il backstage. Io pensavo che mi dovevo far vedere mentre ero in mutande che mi vestivo, e No, invece no, Sonny, non ho era capito quello il male, lui backstage. si è Sono arrabbiato. interessata, non è stato neanche richiesto. Cioè, non Quindi mi sono capito. messo al Comunque è volo. stato molto bello, Sonny. Dai, sei stato bravo, ok? Allora, devo Ti salutare anche Lopez che passo questo invece, auricolare. grazie, si Ciao, trova ragazzi. all'interno, ciao Ele, ci vediamo tra poco, all'interno di una piscina di una villa per ovviamente festeggiare il Ferragosto. Ciao DJ Lopez. Ciao Frankie, ciao amici di PV Summer, sono qui in una location sui colli modenesi, una location molto bella, adesso ve la inquadro con la mia bella console, ecco qua, E vediamo tanto se di gazebo per ripararti dal sole. Ma che bello, vi caspita. Che ora mostro inizierà la anche la mia festa lì? console. Va a vedere. Una fantastica Pioneer XZ, mi sembra di vedere. Sì, esatto, la conosci bene. E niente, siamo qui perché Assolutamente. faremo dopo la diretta parte la festa in piscina, il Ferragosto, che andrà avanti per tutta la notte. Bene, mi è venuto un po' mal di mare con questa ripresa che andava avanti e indietro, però devo dire una cosa importante. Sonny, oggi vogliamo veramente invitare a mandare subito dei messaggi sulla Esatto. pagina di Acquafan, sulla diretta, perché avrete la possibilità di vincere, come al solito, un biglietto. Però adesso Sì. abbiamo più attenzione perché in questo backstage c'è un po' di tempo, giusto? Hai ragione, infatti volevo cogliere l'occasione, Franchi, per leggere qualche messaggio che è già È arrivato già nella arrivato, è diretta, arrivato. proprio perché a fine puntata si sorteggerà uno di loro e di conseguenza questo sorteggiato entrerà gratuitamente in Acquafan. Voglio salutare Michele Lui che ha scritto, poi Germano Germani che ci dà il Ferragosto a tutti quanti e poi È tedesco, sì, credo, Germano no. Germani. No, Germano Germani, forse due, insomma, sono due Vabbè, era persone, una non lo battuta, so, dai. Sonny. Fai finta almeno di capire. Beh, ho fatto finta di... Hanno si capito che ho fatto No, non finta, si perché non ho capisce. capito. No, no. Poi salutiamo anche il gruppo dello Sporting Club di Modena che dice, vi seguiamo sempre, forse voi potreste essere invincitori, ma non si sa, perché c'è un sacco di gente che continua a scrivere. Quindi scrivete, scrivete, perché a fine puntata uno di voi sarà sorteggiato. Ovviamente anche condividete perché l'anima delle trasmissioni web televisive come la nostra, cioè noi siamo l'unica web televisiva, comunque delle cose che accadono sul web è la condivisione. Quindi a voi non costa niente e io vi faccio vedere il backstage di Andrea Casta. Ciao Andre! Ciao ragazzi, sapete che cos'è questo? Sai Visto cos'è così, questo? questo è lo Quello serve strumento del per fare la mestiere. pasta, è vero? Dice per fare la pasta, ma Sonny non ascoltarlo. Sonny, è Sonny! la pece quella che appiccica. Ah, allora serve per Appiccica, ballare anche. appiccica. Ma che no. Guarda cosa succederà fra un po' su questo palco. E ci sarà anche il DJ Mate. Botteghi in house, come stai, Mate? Va bene, guarda, siamo pronti per una giornata di Ferragosto speciale. Ci siamo, ci siamo. Sta Penso questo è scrivendo. per agosto proprio.
Oh, è il più, per me sarà il più bel Ferragosto della storia. Dai, io sono convinto, sono molto positivo. C'è molto fermento nell'aria. Assolutamente, assolutamente. Guarda che panorama. Lo diciamo, guarda, aspetta che giro, lo diciamo ufficialmente, fra pochi minuti inizierà il DJ set, ci saranno Matteo Bottega e Andrea Casta sul palco. Scusa Matteo, vieni qua perché mi sentite bene, volevo un'informazione precisa da Frankie che è il padrone di casa. Vai. La zona della piscina Tigre, guarda. Sì. È davanti, estrema destra, di là tutta spostata, le palle. Pensa che io è anni... Non so dove guardare quando sono. È anni che la chiedo a Frankie, non vuole dirmi dov'è il luogo esatto di quel tipo di piscina, non so perché. Sì, no, gli ha detto che lui è anni che la cerca, ma non è vero. Cioè, lui cerca altro, soltanto che si vuole confondere. Comunque, Sonny, non ti preoccupare, fra un po' arriviamo, sono gli ultimi check, ultimi minuti, e poi inizia con il DJ set di Matteo Botteghi, finalmente oggi in Acquafan e con Andrea Casta. Mi diverto come un pazzo oggi. Super set. E poi arrivano di Zerbi, ovviamente. Tra poco. Vi porto ancora in giro, leggimi qualche altro messaggio, intanto voglio presentarvi la nostra responsabile di tutte le comunicazioni social, siamo in diretta Rita in questo momento, dovete sapere che io e la Rita, questa ragazza qua, abbiamo fatto per tanti anni uno spot insieme, che era uno spot di un noto brand del parco, possiamo anche dirlo, ma sì, Maxibon. E quindi molti chiedono, come mai quest'anno non si sente la vostra voce nello spot in radio? Ci hanno cassato. Speriamo nel prossimo. Sonny, leggi un po' di messaggi per favore. Che allora, beh, intanto la sigla. Vogliamo salutare da Modena la Claudia che ci scrive, ci sta guardando. Poi invece Michele continua a salutare Frankie, ma saluta anche Matteo e ovviamente Botteghi. Ed è curioso di ascoltarlo dopo. Poi che roba. Abbiamo un sacco di altra gente, Francesco dall'Umbria che ci sta seguendo. E un po' di proprio. Beh, un po' tutta l'Italia, sai. Ma li fanno i gavettoni, chiediamoli, fate ancora i gavettoni a Ferragosto, voi che siete all'ascolto? Cioè, non tirate un gavettone al telefonino, perché sennò poi non vedete più la puntata, questo è importante. Cioè, è importante, grave, esatto. Forse per la rabbia di tirarla addosso noi, ma io ad esempio dopo, finito la puntata alle 15:30, andrò in piazza a tirare gavettoni alle persone per... il tuo muro è la cosa più anti Ferragosto che si possa vedere in questa giornata, però è un bel muro, è importante, è simmetrico, okay. Allora facciamo una cosa, manca un minuto, quindi chiedo ai ragazzi se sono pronti, mandiamo tutti in diretta, partirà la sigla e poi DJ set, prepareremo l'arrivo di Rudy Zerbi che sarà qui sul palco alle 14:55, poi inizierà lo spettacolo, oggi Maxi Onda, Maxi TikTok, insomma tanta roba, soprattutto ci sarà da divertirsi. Allora, Matte, voi siete pronti là? Perché io, se voi siete pronti, faccio partire la sigla, che ovviamente si sentirà sul web, poi ci colleghiamo direttamente dal palco, ok? Esatto. Aspetta che chiedo conferma anche ai miei operatori. Beh, il backstage è bellissimo. Io molto sempre... bello. Io non voglio più fare il programma in diretta, io voglio fare il backstage. A me piace il backstage. A me piace molto di più. Backstage. Però poi dopo quello che viene dopo non lo facciamo. No, solo backstage, dopo spegniamo. Massi, siamo pronti? Io tra un minuto dopo faccio partire la sigla, se mi dai l'ok. Vado anche, guarda, vi faccio vedere anche la parte tecnica. Che qua c'è della gente che lavora dietro il programma. C'è Simo, c'è Anto che ha 7 computer, vedi tutti i ragazzi. E poi abbiamo il nostro Massi che sta andando alla camera. Allora, direi che ci siamo. Esatto. Se sono Simo mi arma il microfono, e 40. Io ti lascio per un secondo che salgo sul palco e presento. Sei pronto, Sonny? Parla. Sei troppo bravo. Parla fino a che non parte la sigla. Ciao ragazzi, ciao. Allora, attenzione, il momento che inizia a parlare è questo. Amici di Acquafan, amici di Party Virtuale, perché siamo nelle due pagine, sono le 14:40 e come da accordi sta per iniziare il PV Summer. Questo è stato il backstage, quello che succede dietro le quinte, ed è vero, perché succede sempre queste cose qua, ma sta per partire e il nostro ospite Botteghi che farà il DJ set, successivamente ci sarà Andrea Casta, ma non scordiamoci lui, Rudy Zerbi, insieme a Frankie DJ, che continueranno con la conduzione del PV Summer. Questa è l'Acquafan di Riccione, oggi è il 15 di agosto, il capodanno d'estate, e stiamo per preparare il DJ set musicale. Attenzione, ci sarà anche il maxi TikTok, abbiamo una bella scaletta molto molto piena e condita, perché è giusto così festeggiare il capodanno d'estate in questa maniera. Stiamo anche posizionando le telecamere, forse voi vedete in questo caso in diretta me, chiedo anche a Lopez, che lui è la regia video, se è tutto pronto.
Lopez. Sì, mi sembra tutto pronto. Okay. E con l'occasione, nel mentre che Frankie, attenzione, sta per partire, ricordiamo di commentare la diretta perché uno di voi potrà vincere il biglietto omaggio per entrare in Aquafan, il parco più grande d'Europa. Frankie! Ragazzi, 3, 2, 1, sigla del PV Summer 38 Ferragosto all'Aquafan! Pubblico di Aquafan, alza le mani! 3, 2, 1... Let's go. We are ready. Are you ready? Voglio sentire la voce di Aquafan altissima! Agosto, anno 2020, stiamo per iniziare una grande festa e oggi sarà veramente una festa che spacca. Vogliamo vedere esplodere la piscina onde, l'acqua uscire e fare un giro per il campo, scendere con gli scivoli, avete lanciato il più lontano possibile. Per adesso impegniamo il pubblico della piscina onde come lancia al campo. Costano pochissimo al parco, ma sono... Guarda che efficace! Siamo anche in diretta Instagram! Scusa, ma vado a salutare gli amici di Instagram che sono di qua! Ciao Insta Boys and Girls! Tutto pronto ragazzi, allora devo fare prima una cosa con il pubblico. Ragazzi, vi chiedo di alzare tutti quanti le braccia, di tenere su, non fermi bloccati come se fosse una foto. Sai che nel video uno non capisce mai, col video devi parlare e muoverti, una foto devi rimanere fermo in foto, se no si vede mosso, si vede la bocca aperta. Al mio tre dovete fare un urlo più forte che potete. 1, 2, 3. In console all'Aquafan di Riccione, Matteo Botteghi! E non è solo, fra un po' lo scoprirete. Sulle mani, Aquafan! L'Aquafan! Yeah.
solo faltas tú. Miren Latinoamérica, el Puerto Rico, el ritmo está subiendo y tu cuerpo está bailando. Esplodi piscina! Ragazzi, vorrei sentire per il nostro DJ Matteo Botteghi un boato. 3, 2, 1, voce! Buongiorno a tutti, Aquafan! Come si sta nella piscina delle onde? Me le alzate le mani tutti! Volevo dire una cosa, buon Ferragosto Aquafan! Fate una cosa, per tutti quelli sparsi per l'Italia che ci stanno guardando, alzate le mani e salutate! Voglio sentire la voce che dice ciao! Ciao Aquafan! Sul palco, oh, buchi buchi buchi! Grande base. Ferragosto d'Italia! TV Summer Special Event! In diretta dalla piscina onde Aquafan Riccione! Matteo Botteghi! Buon Ferragosto, ragazzi! Da 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 da
Attenzione ragazzi, voglio vedere le braccia alzate. Dobbiamo fare una cosa molto importante. Tutti su con le braccia. Perché su. Attenzione, voglio presentarvi un altro che spacca oggi ragazzi. Il suo violino è pazzesco e accompagna ogni tipo di ritmica. Voglio un applauso per Andrea Casta. Esplode la piscina onde! Andrea Casta e Botteghi! Aquafan, me le alzate le mani tutti? Il violino d'Italia, Andrea Casta! Su le mani tutti! Pronti che ora si salta, eh? Tutti! Ferragosto all'Aquafan! Matteo Botteghi, Andrea Casta, che storia! Quel violino lì è magico, Andre! Battete le mani ragazzi! Batti le mani all'Aquafan di Riccione! Sta per arrivare un altro super ospite! Che forse non lo possiamo neanche considerare ospite perché è anche padrone di casa! Fra un po' ve lo annuncio! Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Prendi gioco di me. Andre, vieni con me. Bella atmosfera. Yeah. Ti prego non mi uccidere il mood. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi sede, dei tuoi bla bla, voglio stare in good time. Ferragosto d'Italia, Aquafan Riccione, Andrea Casta, Botteghi. Ti prego non mi uccidere il mood.
Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi mam, dei tuoi se, dei tuoi bla bla, voglio stare in casa. La mia sorpresa per tutti voi, il remix ufficiale di Good Times per Gali, Andrea Casta, Botteghi, PV Summer, Ferragosto d'Italia. Bella atmosfera. Ragazzi, quando hai una roba così, cosa puoi fare? Voglio una foto con questi due, ragazzi, perché questa spacca davvero. Me la ricordo, quella del Ferragosto 2020. Ragazzi, braccia alzate, braccia alzate, tutti. Fate un applauso per Andrea Casta e Matteo Botteghi! Ritornano tra pochissimo sul palco dell'Acquafan di Riccione, perché la festa continua, e quindi ragazzi adesso vi chiedo di stare in tensione, perché sapete che accadono un sacco di cose, lo dico anche a voi che siete collegati sulla pagina Instagram di Acquafan, vi chiedo di alzare le mani e di fare questo movimento, due colpi di mano e poi aprite, scusate, le braccia, così. Due colpi, apri, due colpi, apri, due colpi, apri. Signori, ma così è molto più bella, Matte! Vi presento un resident dell'Acquafan, perché tutti i giorni è in diretta dalle 10 fino alle ore 13, ma è anche un personaggio che molti di voi conoscono perché lo vedono in TV, perché lo sentono alla radio. Voglio sentire Rudy! Rudy! Rudy Zerbi! Ciao! Ciao Frankie, buonasera maestro, buonasera, buonasera, buonasera. Come va? Dico buonasera perché mi hanno insegnato che dopo mezzogiorno si dice buonasera. Beh, sei, no? Impeccabile, giusto. Dopo mezzogiorno è sera, per cui è giusto. Complimenti, è bellissimo vedere questa commistione fra due mondi che si uniscono benissimo. Davvero è stato molto molto bello, grazie Frankie. Ma per avere... D'altronde Rudy aveva preso uno dei DJ più forti in assoluto che c'è adesso, sì. E il mio violinista preferito del mondo, per cui non poteva venire una cosa... Una figata, veramente veramente belli, complimenti, davvero davvero bello. Allora noi dobbiamo, lo so cosa stai aspettando. Vuoi fare il buon Ferragosto per l'Italia? Lo vorrei, anche perché devono andare tutti sul TG, anche voi che non siete in piscina dovete partecipare. Dobbiamo fare l'urlo più forte di Ferragosto, perché ci stanno provando anche in altre città. Sì, ciao. Ci provano in Liguria, e ci provano nelle Marche, e ci provano di qua, ci provano di là, noi li dobbiamo proprio massacrare tutti, perché stasera ci dobbiamo andare anche noi sul TG5. Assolutamente, quindi, dobbiamo rubare la scena. Prova urlo, andiamo, proviamo. Quello che hanno, tu okay? Lancia, vai. Tu lancia che vediamo. Ragazzi, tu riprendili tutti, che poi me la devo portare a casa questa. Mi raccomando, diaframma aperto, perché altrimenti la voce, aprite bene le spalle, ok? Siete fammi pronti? Fammi sentire se ci sono, vai. Uno, due, tre. Molto bene anche sulla durata, però, arrivare fino in fondo... Ci sono i due signori col cappello bianco uguale lì sull'asciugamano. Giratevi tutti per non metterli in imbarazzo. Giratevi. Sono i Blues Brothers, ecco, in versione sì. Acquafan. Che non hanno gridato, perché lo rifacciamo anche con... Vi dispiace? Grazie. Allora dai, salutami. Riproviamo. Riprova Frank, più forte ancora, ragazzi, perché con loro vai. Rudy, vai. Rudy si aspetta qualcosa, io ci da tengo. Adesso vai. Guardo anche di là se c'è qualcuno. Per esempio, quelle due là girate di spalle sulla siepe. Che fate sulla siepe? Sono scappate dentro la siepe. Vabbè, dai, proviamo. Attenzione, uno, due, tre. Fa una certa differenza, bravi, complimenti. Fa una certa differenza. Tu hai sentito proprio l'intervento in più dei due col cappello. Avete notato, maestri? Avete sentito anche voi, l'orecchio è buono. No, volevo capire, ma per voi è sì? Dipende da che te sei mangiato, caro. Loro si sono mangiati la piadina, cosa vuoi che abbiano mangiato? Allora, la registriamo questa, è la definitiva? Ci sta, la possiamo registrare. Anche però... voi, anche voi, vi state baciando? Si amano. Si stavano baciando. Si amano. Me li riprendi un secondo che si baciano? Ecco, va.
Facciamo un applauso, sta pensando, è nata una nuova coppia, si sono conosciuti mezz'ora fa ad Acqua, fanno eccoli qua. Loro, un applauso. Fate un applauso pubblico, viva l'amore! Bravo, guarda, c'è Elena che è commossa, guarda, con gli occhi a cuoricino. Va bene, dai, pronti. Allora, ragazzi, la registriamo questa, per il TG5. Per il TG5 l'urlo più forte di Ferragosto da sempre è collocato in questa posizione, cioè praticamente la geolocalizzazione dice collina di Acquafan Riccione, l'ho un po' sì, studiata vabbè, sta cosa più o meno, visto più o meno, che così, viene dai, ok, vai. Siamo pronti, contiamo insieme, Rudy. Uno, due, tre! Buon Ferragosto a tutti, ragazzi! Ragazzi, registriamo il più grande TikTok della storia! Vai, Matte! Quello di sempre! Alla vostra sinistra stanno entrando i TikToker di Acquafan. Si Eccoli. Tratta di un gruppo di ballerini molto bravi, Rudy, eh? Eccoli là, li salutiamo tutti! Eccoli! Battete le mani a tempo di musica, battete le mani! Vai! Il nostro TikTok, Acqua TikTok, anzi Acqua TikTok. L'Acqua TikTok, ma sì. Sai cosa faremo? Sulla pausa, quando loro arrivano su, noi diremo buon e loro diranno Ferragosto. E sarà questo il messaggio del TG, dai, ok? Dai, ci detto sto. Da 10.000 persone. Eccoli! Questi vai. Sono i ballerini di Acquafan e noi vi diciamo... Buon Ferragosto! Maxi, vai. TikTok, il più grande della storia, vieni! Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get too far. But I still want that, you're savage love. Tra l'altro, Frankie, sai che da qua si vede benissimo, TikTok. Che colpo d'occhio. Vedo dei particolari, dei dettagli che non avevo capito da davanti. Però tu devo dire che hai una vista particolarmente, diciamo, attenta. Tutto l'Acquafan con le braccia alzate, tutti! Ragazzi, è Ferragosto! Liberatevi! Va che bravi. Molto, molto bravi, mi piacciono molto. Cominciate un po' a vedere come fanno, anche voi, bravi. Guarda che brave loro due là. Vanno premiate. Ragazzi, di qua anche voi, potete provarci. Brava lei col costume fucsia, brava. Frankie, puoi venire un secondo qua? Come no, certo. A controllarmi. Qua, da questa colazione vuoi che ti guardo? Sì, da qua. Guarda da qua. La bionda? La barba? Molto bene. Oh, break your heart. Adesso noi dovremo in qualche modo coinvolgere tutti loro, no? Sai cosa succede? Dobbiamo scegliere innanzitutto fare la registrazione pochi secondi di questa cosa, però per me potrebbe anche quasi già andare bene, no, questa? Sono molto bravi, un applauso al nostro corpo di ballo, buon Ferragosto anche a loro, i nostri artisti. Rudy, dicono che è già buono questo maxi TikTok, ce quindi l'abbiamo? Possiamo andare direttamente a scegliere gli Acqua Fantastici, hai sì. Presente chi sono? Come no, allora, dobbiamo fare una prova con tutti loro e li scegliamo o li ho già scelti io? Perché io già no, qualcosa tu ho guarda, visto. Guarda, qui in fondo li fai salire bene, su, li bene. Portiamo qua. Però allora dobbiamo fare una cosa, adesso sì. Tutti insieme... Loro fanno i movimenti, quelli principali, okay. E io guarderò fra di voi chi premiare, con che premio vi premieremo. Vi premieremo con dei biglietti che valgono per essere il giorno dell'inaugurazione, l'anno prossimo, del nuovo scivolo di Acquafan, che è una roba pazzesca. Sì. Io l'ho provato senza acqua, però vabbè. Non è insomma, vero, non è ancora provato. Non ci sono gli umarel che sono quelli che guardano e basta. Li sarà uno scivolo pazzesco, 3 minuti di esperienza incredibile. Vi premieremo con 5 biglietti, 5 di voi saranno premiati per essere insieme a me il giorno dell'anteprima dell'apertura l'anno prossimo di questo scivolo pazzesco. Quindi voi fate quello che fanno loro, io guardo, ne scelgo 5, ho già delle idee abbastanza chiare perché ho visto della gente scatenata, ma
dovete fare quello che fanno i nostri ballerini, giusto Frankie? C'è da dire una cosa, che sarete i primi, cioè nel primo giorno, ma il primo in assoluto è Rudy. Sì, io davanti e dietro tutti quanti, era così il film, non me lo sì, ricordo. Era un film diverso quello. Ok, comunque, lasciamo stare. Okay. Va bene, dai, allora spiegazione, vai Alan, dai il movimento, come si parte? Si parte così, ragazzi, gomito in alto così. Alza il non alza il gomito come hai fatto ieri sera, alza il gomito così. Bravi, anche voi tutti, bravi. Anche voi, gomito su. Molto bene. Poi, okay. Braccio su, sì. Gomito, braccio, mano alla cintura e poi hop, 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 hop. Voi potete farlo alzando l'acqua della piscina. Quando facciamo così, facciamo una prova, alza l'acqua, sbatti la mano sull'acqua, sbatti la mano sull'acqua. Bene, molto molto bene, ok, dai. Sono tre, poi fatto questo c'è lo spacco in due, che è questo movimento sul ginocchio, questo è un momento, momento di violenza, però dopo l'amore, poi cuoricino, dai, va bene, è facile. Sono cinque ragazzi e saranno cinque quelli che sceglierò oggi e poi tutti i prossimi giorni, vai, ci siamo? Parti, Frankie. Maxi, TikTok. Anche voi, mi raccomando. Molto bene, molto bene, molto molto bene, ragazzi. Anche voi da questa parte, anche voi in piscina. Io guardo, Frankie, Guarda, guarda, guarda sul prato, Rudy! Sono scatenati. Allora, costume fucsia. Vieni, 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 vieni. Come no, vieni qua un secondo, ti devo premiare. Corri, correte, corri sul palco se venite segnalati. Da questa parte. Paola e Chiara, le due scatenate, venite, 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 avanti. Ma sono loro davvero? Sì, sì, sono Paola e Chiara, giuro. E poi, fatemi vedere. Bikini fucsia e nero. Vai, corri, buttati, tuffati, vieni qua. E poi, vorrei un maschietto, un maschio, cavolo, c'è un maschio che balla? Un maschio TikTok, un esemplare. Fatemi vedere un uomo. Voglio vedere un uomo! Niente, ragazzi, uomini. Dov'è? Dov'è? Lui che sembra l'orso Yogi, con lo zaino. Vieni, 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 avanti. Un applauso, ragazzi. No, con lo zaino, devi venire con lo zaino. Se con no lo non zaino si è tutto. Con lo zaino. Avanti, eccoli qua. Guarda, sono già arrivati. 4 su 5. Prego, prego, ragazzi. Venite, venite. Sono gli acqua fantastici di oggi. Buongiorno, signorina. Eccoli. Prego, prego, Paola e Chiara. Un c'è applauso. Anche la figlia, la piccolina. Un allora, applauso, guarda, arriva anche Yogi, eccolo lì, la premiata. C'è anche la fida, no, quella è, guarda come ha messo veramente poco tempo la ragazza col costume fucsia, bravissima. Complimenti, ma si vede che è allenata, venga, sì. Venga, 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 si vede che nuotava, prego si metta qua, vieni Yogi, avanti, eccolo. Un applauso ai nostri acqua fantastici di oggi. Che bello, allora. Scusa Frankie, posso chiedere una dichiarazione veloce ai premiati? Devi farlo, devi farlo. Vuoi dire qualcosa a tutto il pubblico di Aquafan che da domani avrà il tuo poster in camera? Grazie. Non so cosa dire. Ecco, bene, è andata benissimo ragazzi, abbiamo spaccato. Ma Rudy, questa si può sapere cosa ha nello zaino? Perché c'è... Cos'hai? Di la verità. I panini. No, li ho finiti tutti. Cos'hai? La crema solare. Niente, non sa neanche cos'ha, non sa dov'è. Questo è venuto ieri direttamente dalla via delle discoteche. È arrivato stamattina. Stamattina, va bene. Seconda, come hai fatto ad arrivare in pochi secondi da lì a qui? Mi sono sbrigata. Bene, benissimo. Oh, ragazzi, andiamo fortissimo. Poi posso dirti una cosa, sì. Rudy? Quel percorso lo fanno tutti i giorni anche i ballerini. Però lei è stata ancora più veloce. Loro sono rapidissimi. Non hai capito perché tu non sei romano. Lei mi sono sbrigata. Ah, non c'è poco da fare. È un'altra tecnica. Aspettavo da tanto tempo di vederti. Di vedere me? Sono più bello di persona, vero? Sì, sì. Saluta tutti, bene, molto bene. E poi lei che ballava quando ancora neanche c'era la musica, cioè lei sentiva una musica che non c'era, saluta. Ciao! C'ha una vocina delicata, vieni qua un secondo. Effettivamente. Aspetta, allora senza microfono, scusami, mi togli la... Ciao! Salutate ragazzi, ha salutato. Ciao, allora, lei... Anche sentite. Lei fa ciao e voi fate ciao. 2, 3, 1, 5, vai. Ciao! Molto bene, sei già un idolo, voglio la tua maglietta. E poi loro due, Paola e Chiara, andiamo. Aia, mi hai spaccato un dente, vieni di qua. Vieni, 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 vieni. Avanti. Voi siete in tre, ci sono due biglietti. Chi rimane a casa? Io, sicuro. Okay, entrambe, dai. Entrambe, andiamo solo io e lei, allora. Va bene, nome? Roberta. Grazie, cosa stavi dicendo? Graziella. Cioè, grazie, Graziella, Non ti chiedo come ti chiami tu, perché se c'è Graziella, te non lo chiedo.
Scusami, perché dici grr e poi hai detto la... Greta prima. Non... Ah, Greta! Roberta. Roberta, e tu lo sappiamo come ti chiami, va bene, però non si può dire che ci sono i bambini. Angela. Angela. Loro sono i cinque acquafantastici! Fantastici! Molto bene. Allora, dopo, ragazzi, dovete andare con quella signorina per lasciare i vostri dati, perché realmente domani, l'anno prossimo, scusate, il primo giorno d'apertura, quando ci sarà il nuovo impianto, che non sappiamo ancora il nome, non, cioè, non si sa ancora, un po' di riservo. Sarete i primi a scendere da questo impianto, quindi è una cosa molto bella. Molto bene, grazie a tutti! Forza Aquafan, che adesso ci sono ancora sorprese! Venite con me, Aquafantastici, andiamo! Seguite. Io adesso vi domando, voi volete un'onda da uno... da 2 o da 3? 3 corrisponde a 3 metri. Onda 1, onda 2 o onda 3? Chi vota per l'1? Per il 2? Per il 3? E allora, Matte, fai partire questa base, tutto l'Aquafan con le braccia alzate. Sulle mani. Così, è una canzone che chiama il battito delle mani. Lo dico con Andre e con Matte, fra un po', ragazzi, vedrete la più alta onda di Aquafan. Cioè, praticamente mettono le macchine alla massima sollecitazione e l'onda sale sopra il palco, eh. Vedrete che roba. Sulle mani! Segui, cantando. Ragazzi, siete pronti? Chi vuole l'onda di 3 metri dica io adesso! Ah, però, sono tanti. Rudy, vieni qua con me, decidi tu se spingere il telecomando su 1, 2 o 3. No, ragazzi, oggi è Ferragosto, ci vuole il 3 per forza. 3, al massima potenza. Vabbè, una volta all'anno vuoi farmi il regalo dell'onda da 3 o no? E allora facciamolo, alzate le mani! Ragazzi! Rudy! Cateniamo l'inferno, sta per arrivare l'onda da 3 metri, quella più grossa di tutte. Vado? Vai! Vado. Attenzione, vado. Spinge. Vado! 2, 1, via! Vado! Vai. Ragazzi, salutiamo e ringraziamo Rudy Zerbi! Divertitevi! Buona estate, buon Ferragosto, buona Maxi Onda! Ciao! Ciao Rudy! Ciao Franky! Alzate l'acqua, lanciatela verso l'alto! Continuiamo a salutare tutti quelli che ci stanno seguendo sul nostro, ovviamente sulla nostra pagina di Party Virtuale di Aquafan Riccione in diretta. Attenzione, veloci, sincopati, ci siamo quasi, sta per tornare questo duo fantastico. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, cada vez que pienso booty yo me quedo loco, tú le das abajo, mami, spariamo, como tú lo mueves, ok, spariamo, dale, bailalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco, dale, bailalo loco, como tú lo mueves.
sono i nostri ballerini di Aquafan, i più belli, i più bravi in assoluto. Che calor nella discoteca, che calor. Tutti su con le mani, ragazzi, è tornato in console Botteghi! E al violino c'è questo ragazzo qua. Voglio sentire tutto il pubblico urlare. Oh! Oh! Braccia alzate, ragazzi! Oh. E questo ragazzo qua, voglio sentire tutto il pubblico urlare. Oh! Batti le mani con noi, per favore, Aquafan. Anche voi laggiù, battere le mani, grazie. Urlare, oh! Al mio via, potete far esplodere la piscina delle onde! Salta! Anche voi laggiù! Matteo Botteghi all'Aquafan! Andrea Cassa! Fatemi le mani, grazie! Finezzi! Attenzione! Sulle note di Infinity Guru, questo violino fa così! Più in alto le mani! Andrea Casta, il violino pazzesco! Batti le mani, batti le mani! Questo sarà un Ferragosto che non ci dimenticheremo facilmente. Salta l'Aquafan! Aquafan, potete far sentire quanta energia avete? Urlate! Urlate, Aquafan! Frankie, vieni davanti con me, Frankie. Sì, andiamo? Ti facciamo alzare le braccia? Assolutamente sì. Aquafan! Dovete saltare talmente in alto che i piedi devono uscire dall'acqua! Siete pronti? Frankie! Sì! 3, 2, 1! Salta! È fantastico! Matteo Botteghi e Andrea Casta! Sì, Ale. Sì, ma auguri, Andrea. Stai pronto, eh? Acqua farricione. Su con le mani. Dovete seguirci, ragazzi, perché adesso vi guideremo con le mani un po' su. Siamo per fare un gioco da paura. Un gioco di sincronizzazione. Tra poco.
en el parque rematamos con roncito. A Sabaneta le llegamos a caballo y en La Palma mirado con un broncito. Magia all'Acqua Fan a Ferragosto. Salta, 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 salta Acqua Fan. Esplode la piscina onde. Guarda che spettacolo! Si può passare un bel Ferragosto, ma c'è solo un Ferragosto come quello dell'Acqua Fan. Acqua Fan, state pronti che stiamo per fare una cosa incredibile. Alza, alza le mani, tutti ragazzi. Signori, sulle mani tutti per piacere, su tutti le mani. Devono essere coinvolti, Matte, anche quelli fuori dalla piscina. Tutti, 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 tutti. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti perché dobbiamo fare da destra a sinistra. Destra, tutti. Sinistra. Destra. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Il sempre più veloce all'Acqua Fan. Matteo Botteghi, Andrea Casta. Senti questa come va con il violino. Salta Acqua Fan! Salta, salta! Com'è, Matte, ti sono piaciuti come risposta ai ragazzi della piscina? Questo sì che è un Ferragosto, Frankie? Questo veramente è il Ferragosto con le ali. Acqua Fan! Salta! Salta in questa piscina! Ragazzi, volete ancora fare casino? Vorrei sentire sì. Volete fare festa? Siete carichi? Prendete le mani, mettetele 10 centimetri sotto l'acqua. Tutte, chiudete le dita e al mio via iniziate ad alzare l'acqua a tempo di musica. Via! Vai, 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 vai! Più in alto! Non esiste una festa più bella di questa, secondo me!
con Matte Botteghe e Andrea Cassa, Aquafan Riccione, Ferragosto! Every time I see it and watch the news, said a prayer for a few, I guess the rest is up to you. I can feel that pain and suffering, stuff it out or up it in, but it is all or nothing when it comes to love, when it comes to peace. We can risk it all and stand for something you believe in. We can win this race, it's hard on every face. Questo ragazzo che canta lo conosco, è stato intervistato, cioè almeno quello dell'originale, Gary Nestapine, anche in PV Summer. Ragazzi, fateci vedere quanto ne avete voglia di fare festa, tutto il resto è contorno. Voi siete l'Aquafan di Riccione. Andrea Cassa, il suo violino, Matte Botteghi. Salutiamo i ballerini di Aquafan, i Dancer Top. Aquafan, esplodi! Guarda che bello, guarda che storia. Tra un po' ci sarà una mini intervista, qualche secondo per gli amici del web che vogliono ovviamente anche sentirli parlare, e poi la premiazione del vincitore del biglietto per entrare in Aquafan con il PV Summer. Per adesso è ancora live DJ set con Botteghi e Cassa. Ok, mi sa che questa la conoscete, fatta col violino, è una storia pazzesca ragazzi. Fly with you. In my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. This is why we're waiting. Chi la conosce alza le braccia. In my mind, in my soul. This is where we all came. Volete partire con un po'? Po' po' po'? L'Aquafan a Ferragosto. Po' 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 po'. Più voce. Andrea. Vibrano le mani di Aquafan. Spettacolo! È il Ferragosto dell'Aquafan! Piscina onde! Facci vedere come sai fare! Salta!
Siete fantastici, ragazzi! Andre! Vuoi volare? Andrea ci mette il violino, Matteo ci mette la cassa e loro ci mettono le gambe e l'acqua! È un finale pazzesco questo del nostro DJ set di Ferragosto! Batti le mani, batti le mani, batti le mani, su le mani! Segna, segna. Matte! Attenzione! Vogliamo vedervi! Vogliamo sentirvi! Botteghi all'acqua fan! Fateci vedere cosa sapete fare! Ok. Frankie, possiamo? Proviamo a fare un mega salto tutti quanti. Però a tempo di musica, eh. Quei salti un po'. Vieni con me, Frankie, vieni con me. Andiamo? Attenzione! Siete pronti? Molleggiare. Aquafan, Riccione! Siete pronti a saltare? Questa spinge davvero, Matte! Questa spinge davvero! Matteo Botteghi, l'acqua fan, la piscina onde! Andrea Casta! Oggi, ragazzi, ci stiamo divertendo davvero un casino! Non mollare, Aquafan, non mollare! Così ti voglio. Aquafan! Ecco, era il tuntun chak che volevo fare prima. Possiamo cantare, Matte, tutti insieme? We will! Bella voce il pubblico! Bravi ragazzi! Vai Matte! Vai Andre! Il 15 d'agosto a noi piace farlo così, proprio così. Salta, salta! Oh, divertirsi si divertono, mi sembra palese. Guarda che roba! Aquafan, al mio tre voglio sentire un applauso per il violino d'Italia, Andrea Casta con noi quest'oggi, 1, 2, 3, Andre! E ora la voce tutti signori,
po 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 po. Mandre, si riesce a mettere il violino anche su un pezzo così? Non lo so, vai, prova. Po 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 po. Un po' in stile chitar. Andrea Casta. Ragazzi, venite qua davanti che vi faccio fare un mega applauso. Voglio tutto il pubblico con le braccia alzate per il DJ set di Ferragosto, Matteo Botteghi, Andrea Casta, il pubblico, applauso! E noi applaudiamo saltando! Salta! Bellissimo! Botteghi! Datemi il microfono che funziona. Frankie, io sto qua tutti i giorni, va bene? Ma io ti tengo qua, Matte, non ti faccio non più è, uscire! Non è ancora finita, signori! Oh, questa! Volevi dire hello? Fuori la voce tutti, signori! Ah, questo è un remix! Vestito bene Michael Kool. E c'è anche Achille nel remix! Perdo la testa come chiavi. Botteghi! Come rework, ragazzi! Come Marilyn Monroe. Chitarra e parla Billy Joe. Suono per terra come Hendrix. Viva Las Vegas come Elvis. Oh. Andrea, ti voglio qui! Frankie è il mio primo Ferragosto all'Acqua Fan di Riccione. Vieni, Matte. Ma che figata è ballare sulle onde, signori. Io vorrei ricambiare il favore a questo grande DJ, il futuro della console italiana. Al mio tre voglio un urlo per Botteghi. Uno, due, tre. Vai, Matte! Santa! Voglio la foto Spring Break! Pronto? Uno, due, tre! Con incremento di costole documentato, eh! Ragazzi, venite qua che andiamo a collegarci con gli amici a casa per il gran finale. Matte Botteghi con Andrea Casta in questa puntata del PD Summer. Venite, venite ragazzi. C'hai un altro pezzo? No, 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 vai, mettene un altro, Matte, l'ultimo. Metti l'ultimo pezzo per i ragazzi. Volevo fare un saluto intanto a Sonny, che è collegato. Vedo il Pando, vedo tutta la squadra del PD Summer a Ferragosto con l'anguria. Sonny, ci manchi, Sonny. Sonny, ci manchi parecchio. La mia è molto invidia. Prima balla, vai, Matte. C'è anche il DJ Lopez che è ancora in piscina. Bello questo, ha uno scorcio. Frankie, vedo... scusa, sì. Ma su questa canzone chi ha un bambino con sé lo deve alzare verso il cielo. Ah sì? Lanciatelo verso l'alto. Alzate il bambino verso il cielo. Prendetelo, lei lui l'ha fatto, lui l'ha fatto. Matte! Simba, dove sei Simba? Ah!
Eccoli là, guarda, vedi, mi hanno preso in parola, Frankie, guarda. No, ti ho detto che l'hanno fatto veramente, cioè, guarda, adesso si moltiplicano. Viva i bambini, viva l'acqua fan dove tutti siamo bambini! Fantastico! Olè! Un set pazzesco, però questa non vogliamo perdere. Aspetta, Matteo, lasciamola ancora andare e poi facciamo un saluto ai ragazzi. Sì, sì. Chiudo così, Frankie. Un altro pezzo TikTok, in pratica. Questo è un TikTok estemporaneo. Un TikTok mixato, ma si fa lo stesso, dai. Decidete voi come interpretarlo. Dovremmo fare che io mi caccio in acqua e lo facciamo in slow motion. È un grande Ferragosto! Guarda come va, guarda come va! Sonny, questo balletto di Andre per te. Ma guarda che bravo, ragazzi. Sonny che guarda e ride, adesso lo sentiamo, eh. Ok. Fammi fare anche un ringraziamento a Fada e Lenoir. Tutta la settimana, Riccione. Ciao ragazzi. Oh. Una delle mie canzoni preferite di qualche tempo fa. Shalala. Signori, l'ultimo drop! Così, drop! Aquafan! Allora, noi intanto salutiamo tutti quelli in piscina che hanno ballato con noi. È stato veramente un set bellissimo, diviso in due parti, una grande festa. Io però voglio collegarmi con gli amici del PV Summer. Scusa Massi se ti do un secondo le spalle solo per vedere quelli che sono collegati. Vorrei chiamare Matte e Andrea qua di fianco a me. Simone, se ci apri il ritorno dei ragazzi. Ciao Sonny, hai visto i balletti che ti ha dedicato il nostro Andrea Casta? Ma è bravissimo, ma a parte che li ho già filmati perché dopo me li studio, ma comunque mi sono goduto tutto lo spettacolo del DJ set, insomma, oggi è stato... Arrivate, venite con il microfono, peraltro devi sapere, già lo sai Andre, che Sonny è il nostro ballerino del gruppo, cioè... Io da quando abbiamo fatto quella diretta, quella puntata in quarantena, non vedo l'ora di trasferirmi per fare i corsi per signore. Alla Sonny Vea, Matti, ti sei divertito? Ma posso fare Ferragosto qua tutti gli anni? Ma no, non Ferragosto, puoi fare l'estate qua tutti gli anni. Da domani no? tutti i giorni qui. Grande Matteo. Allora, ci racconti un po' che sei in giro, no? In questi giorni. Tanto oggi, per esempio, hai un Ferragosto pieno, perché qua in Aquafan, poi stasera sei dove? Procida sull'isola di Procida a Napoli. Ah, hai capito. Quindi si corre anche tanto. Hai fatto serate poi oggi qui all'Aquafan. Però te voglio salutare anche un Pando vestito da indiano. Pando, cosa stai facendo? Dov'è? La caccia ai cowboy? Pando, non ti sentiamo, però basta l'immagine, devo dire la verità. Village Pando, direi. È Village Pando, ma poi con più telecamere, dove siete? Siete un po' di riverbero, però vi si sente, che belli che siete! Siamo
È un misto tra i Village People e gli Avengers. No, sono bellissimi. È vero. Secondo me Pando, vista l'aria che tira, ha deciso di saltare direttamente a Carnevale 2021. Ma Ferragosto è anche un po' un grande carnevale. Pando, non riusciamo a sentirci perché, a sentirti perché parte un fischio riverbero. Vi vediamo benissimo, però non vi sentiamo. Chi sono queste... è brutto dire scuo, una ragazza indiana, no? Si può dire, la scuo è la ragazza di Geronimo, no? Eccoli. Anche mi senti? Sì. Sì, allora sono le ragazze dello Start Smiling Party. Oggi siamo qui in spiaggia, alle Lido, a Cervia, e siamo vestiti da cowboy e da indiani, quindi c'è un po' una lotta. E tra l'altro ho saputo che c'è qualcuno che non ha ancora condiviso la puntata di oggi, quindi sappiate che vi seguo se non lo fate. Ah, bravo, stai, bisogna dirlo, perché qualcuno, lui è il controllore di chi condivide del gruppo, perché c'è delle volte c'è qualcuno, oh, ma perché non condividete la puntata? Poi non l'ho condivisa neanche io. Pando, però che cazzo vi siete bevuti, che l'unica con la treccia l'avete vestita da cowboy? Questo è vero, però. cioè, è una particolare cosa. C'è un po' di confusione, no? Saluto Matteo Botteghi, Andrea Casta, abbiamo visto tutto il DJ set in spiaggia con un televisore collegato e ci è piaciuto tantissimo. Quindi bravo. Hanno ballato lì la musica dell'Aquafan? Assolutamente, hanno ballato davvero, ragazzi. Sì. Grandi. Ma Sergio, il boss di Smiling Party, non c'è oggi lì a spiaggia? Guarda, so che si sta preparando per una serata, perché questa sera in quel licenziato diventerà il DJ Sergi. Parli di lupo insieme a Silvia, che è la responsabile nazionale del Meneito, tra l'altro. No, che roba, c'è tanta roba, tanta roba. Bene, ragazzi, andiamo un secondo anche da Lopez, perché mi sembrava stesse pulendo la piscina, perché deve andare a suonare, ma mi sa che è caduto qualcosa, sono cadute le foglie. Allora, no, amico mio. Ciao, grande Matte, grande Andrea Casta. Allora, la piscina, come la vedete, è già pulita. C'è il robottino che continua a girare. Tra poco arriverà la gente, perché noi iniziamo verso le 5 la nostra festa di Ferragosto. Ma è un robottino o una tartaruga? Cioè... più che altro, Lopez, per adesso sembra una scena da serial killer. Sì, ci sono l'estate, ma vi assicuro che il posto è veramente bello. No, si vede. L'abbiamo già visto prima, anche la tartaruga che gira nell'acqua facendo finta di pulirla. Ma ok, vi siete divertiti, ragazzi, oggi durante la puntata? Abbiamo dato molto linea al palco, però è stato bello, è stato arrivato anche a casa, Sonny? Sì, assolutamente. Io penso che ballavo casa, no, un po'. Ho scritto visto sul no, Sonny. Tu ci lanci dei rigori a porta vuota, sì, con la camicia aperta, camicia fino aperta, con l'ana da... Si vede, ragazzi, guarda, questo qua è un po' il mood dell'estate 2020, cioè, non so voi, poi in realtà dietro non c'è un muro, è un poster. Sì, ma chiaro, no, è un muro, guarda, questo c'è, ragazzi, allora... è diventato il muro più famoso d'Italia, non so se voi lo sapete. Sì, ma... sì. Allora, Sonny, ci puoi dire per favore chi è il vincitore del biglietto oggi? Cioè, magari leggere un paio di messaggi che poi salutiamo e andiamo a farci il bagno, che io e Matte siamo un po' caldati, anche Andre. Ok, il motivo del perché mi hai chiamato, grazie Frankie, me lo hai ricordato. Lavori anche a questo programma, te lo ricordo. Dobbiamo allora intanto salutare Umberto di Venanzi, che saluta DJ Lopez e consiglia di fargli fare i 100 metri. Poi sì, salutiamo anche molto Alberto veloce, May, che dice: sono qui con voi ed è super top, ma la vincitrice di oggi, ragazzi, super top, con... hai detto? Non ho capito. Super top, nel senso che ha ascoltato il DJ set di Botteghi insieme ad Andrea Casta. Ma la vincitrice è una ragazza, si chiama Dan Angeli, ha commentato con ben 12 messaggi, quindi lei è la vincitrice di oggi, con un sacco di complimenti. Oggi entrerà gratuitamente in futuro la nostra Dan Angeli. Complimenti! Dan Angeli. Di solito lui quando prende quelle che scrivono molte cose, così anziché leggere il messaggio, che per lui è complicato, dice: ha scritto molti messaggi, capito Matteo? No, li ho anche contati, sono 12, quindi insomma direi che... Bene, allora ragazzi, è stata una bellissima puntata. Ritorno un attimo da Pando per sapere se continua questa lotta tra cowboy e indiani o è solamente una foto di gruppo. Direi che continua, chiaramente siamo molto amici tra di noi, però oggi mi fate sentire lui per gli indiani, Peccato che vi sentiamo male, però siete molto belli. Allora ragazzi, voglio ricordarvi che domani, come al solito, ci sarà una nuova puntata del PV Summer, orario normale 15:15, collegati dall'Aquafan di Riccione con il resto del mondo. Grazie a Matte Botteghi, che è veramente un grandissimo, cioè avevo tanta stima di lui, ma oggi ce n'ho ancora di più, cioè, e Andrea Casta, che praticamente per me è un'icona, quindi... adesso appena finita la diretta ti fa il saltino alla Botteghi e devi imparare. Vai, attenzione, facciamolo vedere anche al pubblico, fammi vedere, Matte. 3, 2, 1, attenzione, 3,
3, 2, 1. Alla Sanpei. Ci vediamo. Sigla Lopez. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Thank you.